A me piace pensare che la prima predica di Gesù nella stalla è stato un pianto. Così, con un sorriso, Papa Francesco ha salutato il concerto dei 28 bambini che ha battezzato per la quarta volta nel suo pontificato nella Cappella Sistina, nella sua omelia nella messa per la festa del battesimo del Signore. Un concerto di pianti perché i bambini si trovano in un posto che non conoscono, ha aggiunto, dopo aver ricordato ai genitori in una breve omelia a braccio che voi avete chiesto per i vostri bambini la fede. Ma la fede, ha spiegato, non è solo recitare il credo la domenica quando andiamo a messa, è credere quello che è la verità, Dio Padre che ha inviato suo Figlio e lo Spirito che ci vivifica. Ma anche la fede è affidarsi a Dio, e questo voi dovete insegnare loro con il vostro esempio, con la vostra vita, che la fede è luce. Nella cerimonia del battesimo vi sarà data una candela accesa, come ai primi giorni della Chiesa. E per questo il battesimo in quei tempi si chiamava l'illuminazione, perché la fede illumina il cuore, fa vedere le cose con un'altra luce. Voi avete chiesto la fede? La Chiesa dà la fede ai vostri figli col battesimo, e voi avete il compito di farla crescere, custodirla e che divenga testimonianza per tutti gli altri. Questo è il senso di questa cerimonia. Avete chiesto la fede, ha concluso il Pontefice. A voi il compito di custodirla, farla crescere, che sia testimonianza per tutti noi, anche per noi, preti, sacerdoti, vescovi. Davanti al mirabile affresco del Giudizio Universale di Michelangelo, Papa Francesco ha poi amministrato il sacramento del battesimo a 13 bambine e 15 bambini. Durante la messa, nella preghiera dei fedeli, si è pregato per i bambini che soffrono perché il Signore susciti sempre uomini e donne capaci di chinarsi su di loro con carità instancabile.